Bentornati, oggi vediamo com'è possibile creare un filtro random per Instagram o Facebook con Spark AR Studio. Il risultato che andiamo a ottenere sarà simile a questo. Quindi un randomizer che al termine di un conto alla rovescia mi darà una risposta. La prima cosa da fare è andare ad aggiungere una sequenza animata che andiamo subito a rinominare con selettore, così ci capiamo. Una volta che l'abbiamo creata andiamo a scegliere i file, per cui i file sono qui dentro e io vado a selezionare queste che sono le risposte possibili che verranno randomizzate. Le seleziono e quindi lui mi crea una texture che ha dentro da 1 a 4, 4 soluzioni, e vado ad attivare il randomizzatore. Tanto allarghiamo un po' questa così vediamo meglio quello che stiamo facendo. Ora la prossima cosa da fare è aggiungere un face tracker e immediatamente dopo aggiungere un plane. Ora il plane va a essere inserito all'interno del face tracker, così abbiamo il nostro oggetto che sta sulla faccia. Andiamo a riposizionarlo in modo che sia in front. Ecco fatto, questo funziona proprio come la videocamera o il 3D di After Effects, quindi chi conosce saprà già che cosa fanno queste tre frecce. Ora, la prima cosa da fare andiamo a rinominare, chiamiamo domanda, così capiamo che cosa stiamo facendo. A questo punto aggiungiamo un materiale che andiamo a selezionare e di nuovo lo chiamiamo domanda, semplicemente perché così lo riconosciamo. Shader type gli diciamo flat. A questo punto andiamo a scegliere un file e questa è la domanda che abbiamo preparato precedentemente. Ora è chiaramente visibile che è stato distorto, la nostra domanda è stata distorta quando è stata inserita, quindi io vado a selezionare domanda e come scala vado a dirgli 2 a 1, che è il rapporto con cui ho creato l'immagine originale. In questo caso posso dargli uno 0,12 e qui posso dargli uno 0. Per tutti gli altri valori, in realtà potrei dargli proprio 0, perché questi sono valori per la rotazione, quindi qui tengo tutto quanto a 0. Una volta che ho compiuto tutte queste operazioni, quello che vado a fare è vado a selezionare la domanda e premo Command D, in questo modo la duplico. Vado a selezionarla subito e la rinomino risposta. Vado anche a creare un nuovo materiale e chiamo risposta, anche questo. Di nuovo qui sarà flat. Giunti a questo punto vediamo che fondamentalmente gli abbiamo messo un oggetto bianco qui perché non abbiamo ancora selezionato la texture, e qui io vado a dirgli selettore. A questo punto avete già capito dove sto andando a parare. Qui potrò andare a simulare il tocco e andrò a fermare questo countdown su una delle risposte possibili. Prima di poterlo fare però è necessario andare ad aprire il patch editor. Eccolo qua, vado a rimpicciolire perché adesso ci concentreremo maggiormente su quest'area. Ora in quest'area io posso andare a posizionare, una volta che ho posizionato il primo pezzo posso cliccare questa freccina e a questo punto vado a collegarla a uno switch e qui vado a costruire la mia catena che mi porterà al risultato finale. Ora il prossimo step è attivare un knot. E una volta fatto questo vado a selezionare la mia domanda e la aggiungo con il pulsante visible e la mia risposta e vado ad aggiungerle entrambe. Ora la domanda sarà linkata in questo modo e la risposta sarà linkata in quest'altro modo. A questo punto vediamo che con il tap è già possibile far partire la domanda come se la stessimo utilizzando su smartphone. A questo punto è necessario dare dei comandi ulteriori, per cui creiamo una tab runtime e poi un offset, e il runtime deve entrare nel valore dell'offset. Ora il prossimo passo è collegare lo screen tap al reset, dopodiché aggiungiamo questo nuovo passaggio e andiamo a collegare in questo modo. Clicchiamo e trasciniamo e andiamo a inserire loop animation, eccoci qua. E la durata gliela vogliamo dare abbastanza breve, 0,05. Dopodiché con il loop andiamo a scegliergli random e il valore finale sarà il numero totale delle risposte che abbiamo, per cui 4. Ora una volta giunti a questo punto andiamo ad aggiungere round, ecco qui. Immediatamente dopo andiamo a selezionare il nostro selettore e come abbiamo fatto prima all'interno delle impostazioni avanzate abbiamo una freccina per farlo comparire e qui possiamo linkarli. Ora qui dobbiamo dare un valore che non deve essere uguale a 0 e io consiglio qualcosa fra 3 e 6, in questo caso mettiamo 6. Ok,
che dovrebbe determinare la durata dell'animazione. Solo che, secondo me, è lievemente buggata questa cosa, nel senso che il tempo non mi sembra corrispondere esattamente al vero, quindi secondo me 6 è troppo, e allora gli diciamo 3. Vediamo un po', dal momento del tap, 1, 2, 3. Sì, dura, diciamo che dura 3 secondi, quindi è corretto. Se deve essere modificato, questo è il valore da cambiare. Quindi vediamo che al termine di tutto questo procedimento questo è il risultato che abbiamo ottenuto. È importante che questi passaggi vengano rispettati alla lettera. Ovviamente i valori possono essere cambiati. Questo è il valore della durata dell'animazione da quando viene fatto il tap sul monitor. E questa è la velocità con cui scorrono i valori, mentre questo valore deve corrispondere al numero totale di opzioni, quindi da 1 a 4 sono 4 e quindi qui siamo a 4. E una volta creato questo filtro è possibile esportarlo per caricarlo sulla piattaforma dedicata e immetterlo in Facebook o in Instagram. A questo punto io consiglio innanzitutto, per non perdere tutto il lavoro appena fatto, di salvarlo. Lo andiamo a salvare sulla scrivania e lo andiamo a chiamare con un nome che vogliamo, e questa è la prima cosa. Dopodiché, per andare a caricarlo sulla piattaforma, dobbiamo esportarlo, per cui questo è pronto, mi dà l'ok su tutto, per cui io lo esporto, di nuovo lo posiziono nello stesso posto, ma questo è arbitrario, ed eccolo qui, questo è il file che deve essere caricato.